Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Buon pomeriggio a tutti voi. Partirei, onorevole Minniti, dalle vicende che stavamo commentando prima della pubblicità, cioè dall'accordo tra Italia e Albania per la creazione di due centri, uno in una zona montuosa, Jader, un centro militare già della guerra fredda, dove però adesso non c'è nulla, c'era la nostra Arena Testi prima, solo animali e sterpagli, e poi un altro nelle vicinanze del porto per le procedure più immediate di registrazione dei migranti. Riccardo Maggi di Più Europa ha parlato di nuova Guantanamo. Le chiedo che idea si è fatto lei e se questo accordo ha una sua utilità dal punto di vista pratico. Avevamo bisogno di questo accordo? Mi sembra una misura tampone, purtroppo dentro una logica emergenziale. E la cosa peggiore per le politiche migratorie è affrontare le migrazioni come un'emergenza. Essendo un atto e un dato strutturale del pianeta, c'è bisogno di politiche strutturali, non emergenziali. E perché, vede, nel momento in cui stavo a guardare voi che stavate parlando, perché si sta nel backstage, ho visto le cifre per esempio dei rimpatri. Ora, al di là del fatto che c'è un punto abbastanza 145.000 arrivi a fronte di 3.200 rimpatri, ecco. Sì, al di là che c'è un punto sospeso, lei ha detto due centri di accoglienza. Se non ho capito male, ma non voglio essere l'interprete autentico del presidente Rama, e pare che poco fa abbia detto non due centri, un centro, diciamo. Il che la dice lunga anche su una certa approssimazione, diciamo, sì, nella discussione. Più il centro, diciamo, di prima accoglienza sì, nel ma, porto. Insomma, ma sarebbe. Il presidente Rama ha detto una cosa, se non ho capito male, e noi li accogliamo. Poi se non vengono rimpatriati li rimandiamo in Italia. 3.200 nelle previsioni. E quindi vuol dire che la misura è una misura provvisoria, tampone, non strutturale, anche perché se vogliamo aumentare i rimpatri dobbiamo fare gli accordi con i paesi africani, con i paesi di partenza. Non vorrei, per dirlo in una maniera molto semplice, che una prospettiva tattica cancelli una strategia. La strategia era quella del rapporto con l'Africa, pensavo sinceramente. E che il governo avesse abbracciato questa strategia, questo fosse il senso anche della pressione fatta dall'Italia nei confronti dell'Europa. So perfettamente che l'Europa magari non è stata così pronta, ma guai a mollare il tema. Si riferisce al fatto che sia naufragato l'accordo con la Tunisia? Ma guardi, non è che sia naufragato, tra l'altro dai numeri in questo momento e pare che l'unico paese che si sta assumendo qualche responsabilità in Africa sia la Tunisia nel governare i flussi migratori. È esattamente l'opposto. Il problema, tuttavia, è che quell'accordo della Tunisia andava incrociato dentro una cornice europea, che tuttavia ancora non c'è stata. L'Italia farebbe un drammatico errore a mollare l'idea di un rapporto tra Europa ed Africa, a mollare il progetto di costruire un grande patto tra Europa e Africa per contrastare i trafficanti di esseri umani, l'immigrazione illegale e costruire canali di immigrazione legale. Trovare dei punti dove fare fermare provvisoriamente i migranti non mi sembra una grande strategia. Senta, Minniti, lei sa...